Benissimo, non è ancora passato il quarto d'ora accademico, ma il tempo è di ranno, quindi direi che è arrivato il momento di cominciare. Allora, datemi un secondo per condividere con voi le slide. Allora, anzitutto vi do il link dei due siti di cui daremo qualche cenno in questa presentazione. Questo seminario, volevo dire due parole di introduzione, l'introduzione, se me lo consentite. Perché questo seminario è rivolto al pubblico e non ai ricercatori in modo specifico. L'INFM è costituito da una vasta quantità di persone, non sono solo ricercatori, ci sono anche tecnici, tecnologi, amministrativi e persone di varie estrazioni, di varia cultura. E in più c'è un pubblico che potrebbe essere interessato a capire che cosa l'INFM ha fatto in questo contesto della pandemia. Quindi noi utilizzeremo una terminologia semplice che non entrerà eccessivamente nei dettagli matematici o tecnici di quello che il sito fa. Lo scopo è di permettere a tutti di capire che cosa il sito è in grado di offrire per capire il progresso della pandemia ed è farsi un'idea chiara. Qui ci sarà una prima introduzione mia in cui spiego il razionale del perché il sito è stato creato. Parlerà poi Roberto Spighi che vi racconterà come vanno interpretati i risultati che noi esponiamo nel sito. Dopodiché ci sarà un breve excursus, vi farò fare una breve navigazione attraverso il sito stesso per capire di che cosa tratta. Allora, di cosa andiamo a parlare? Beh, parleremo di un progetto che è Mappare il contagio COVID-STAT, cioè storia di un progetto web. Questo è un gruppo di lavoro che è stato costituito su mandato del presidente dell'INFM, Antonio Zoccoli, all'inizio della pandemia, addirittura prima che scattasse il lockdown, perché era evidente che si andava incontro a una situazione nella quale bisognava anche come ente poter prendere opportune direzioni nella gestione dell'ente stesso. Quindi il presidente ha messo insieme un gruppo di lavoro, qui vedete i nomi delle persone che hanno collaborato con me a costruire il sito. Oltre alla consulenza scientifica, però ovviamente c'è stato un grosso, importante, direi fondamentale, scusate, partita la, un fondamentale contributo anche dalla componente tecnica e tecnologica dell'INFM. Vedete qui le persone che hanno lavorato a partire dal gruppo multimedia dell'INFM, i servizi nazionali, i centri di calcolo di diverse città e così via. Ultimo vorrei menzionare il gruppo di Roberto Barbera dell'Università di Catania, che ha contribuito alla consulenza scientifica e tecnologica tramite un'altra componente che si aggiunge a questo nostro sito, che è l'Open Access Repository dell'INFM. Allora, cominciamo chiedendoci perché COVID-STAT INFM. E il concetto di base qui è che l'ente, l'INFM, che è l'ente preposto allo studio della fisica fondamentale, di per sé non ha nulla di specifico da dire circa fenomeni a carattere virologico, epidemiologico e sociologico, quali la corrente pandemia. Perlomeno non è in grado di fornire teorie dotate di potere predittivo, che possono dare quelle risposte certe e univoche che spesso il pubblico si aspetta dalla scienza. E allora perché istituire un sito quale l'HTTP COVID-19? Perché oltre ad avere basi di carattere epidemiologico, una pandemia esibisce anche eminentemente un comportamento descrivibile mediante un approccio statistico. E i dati circa lo sviluppo della pandemia vanno quindi trattati in modo statistico e, possibilmente, quando questi siano applicabili, adoperando dei modelli che riflettano correttamente il progredire della stessa nel tempo e dello spazio. Questo naturalmente richiede competenze in campo statistico, nel maneggio di grandi moli di dati e un significativo insieme di infrastrutture di calcolo e rete. Cose in cui l'INFM eccelle. Quindi l'INFM ha capacità e competenze nel campo statistico, ha competenze nell'analisi dei big data tramite cospicue risorse di calcolo, qui vedete una fotografia del centro di calcolo del CNAF di Bologna, e anche ha grandi competenze nella rete, nella trasmissione dei dati via rete. Ora, i dati ufficiali, che sono quotidianamente forniti dalla Protezione Civile, sono disponibili in un formato standard e di facile accesso, ma non posseggono di per sé una struttura che renda relativamente facile cercare delle correlazioni al loro interno. E cercare correlazioni è un punto fondamentale per poter capire che cosa sta succedendo nell'evoluzione temporale. Quindi qui vedete una fotografia di come sono i dati originariamente e si capisce che non sono facilmente leggibili. D'altra parte, molti ricercatori in diversi campi multidisciplinari potrebbero essere anch'essi interessati a contribuire all'analisi, facendo studi particolari. Per questo il nostro sito offre la possibilità di scaricare i dati in un formato utile a questo scopo, nel nostro caso il formato RUT sviluppato al CERN. Questo, oltre al programma per decodificarli e permettere la creazione di nuove analisi in modo semplice. Questo perché, contrariamente ai dati che avete visto prima, i dati in formato RUT mettono l'accento non sui valori numerici, ma più che altro sulla loro relazione.
che in questo caso è una relazione temporale. C'è poi da parlare del ruolo dell'open science. Come scienziati, inoltre, infatti, reputiamo opportuno che i dati, così come le analisi ad essi apportate, restino disponibili alla comunità scientifica per molti anni a venire. A questo scopo il sito è stato gemellato con un'altra iniziativa INFN, il portale dell'Open Access Repository, di cui qui vedete il link, dove possono essere depositati, recuperati, scoperti e utilizzati tutti i dati e le pubblicazioni prodotte su questo ed altri temi di carattere scientifico. Per cui se andate ad esplorare questo sito, vedrete che ci sono diverse comunità, in particolare qui vedete la nostra, la comunità COVIDSTAT, e cliccando sul bottone View, uno ha accesso a tutti i dati, a tutti i plot, a tutto ciò che è stato prodotto quotidianamente dal sito COVIDSTAT e messo disponibile a futura memoria, per chi volesse contribuire con anche articoli, nuove informazioni e così via. Quindi questo diventerà potenzialmente lo strumento che permetterà la preservazione nel tempo di ciò che è avvenuto in questo periodo di pandemia. Due parole sulla realtà che ci circonda. Questo è un punto importante. Due sono gli strumenti a nostra disposizione per comprendere la realtà, o perlomeno per venirne a conoscenza. Il primo sono delle misure obiettive che permettono di quantificare un fenomeno, dando per esempio posizioni, velocità, temperatura o quant'altro. In breve, una strumentazione e protocolli adeguati alla raccolta dei dati sono un punto fondamentale per cominciare a capire la realtà. Poi naturalmente serve un modello interpretativo di quel che i dati rappresentano e del loro collegamento con dei principi primi, con le leggi che ne giustificano i valori numerici che si esibiscono. In breve, serve sviluppare una teoria. Una teoria è ciò che noi pensiamo di aver capito dalla realtà. I dati però sono dunque il nostro principale punto di contatto con quella che presumiamo essere la realtà che ci circonda e non possiamo in alcun modo prescindere da essi e soprattutto dalla loro qualità per fare un'analisi. Quindi la nostra percezione di essa, della realtà, è tanto più profonda quanto più accurati e privi di ambiguità saranno i dati che la rappresentano. Se i dati sono molto accurati e il modello interpretativo, la teoria utilizzata è corretta e completa, allora in linea di principio la teoria sviluppata possiederà anche del potere predittivo, cioè ci dà la possibilità di descrivere come evolverà un fenomeno. Sempre questo però con dei ben precisi limiti. Perché? Perché i dati a loro volta sono principalmente distribuiti in un certo modo, cioè per quanto possano essere raccolti con cura e attenzione, i dati sono sempre affetti da errori, sia di tipo strumentale che metodologico. Più che errori potremmo dire imprecisioni, cioè i dati generalmente sono affetti da un'imprecisione strumentale, come minimo, poi possono esserci anche altre imprecisioni di carattere invece più strutturale. D'altra parte la nostra teoria, il modello che siamo fatti dalla realtà, modella, cattura, solo una parte limitata della realtà che circonda il fenomeno. Ciò che osserviamo interagisce col mondo circostante in innumerevoli modi fuori dal nostro controllo. Ora, consci di questi quattro punti fondamentali, gli scienziati presentano i loro risultati, spesso narrati sotto forma di predizioni, accompagnando sempre i valori numerici con degli opportuni intervalli di validità, i limiti entro i quali si può affermare con una certa confidenza, che è quantificata anch'essa da un numero, che il valore predetto sia poi confermato dal fenomeno osservato. Quindi bisogna dare il risultato, bisogna dare l'intervallo di validità e dire anche quell'intervallo di validità quanto vale. E tutto questo lo si fa con i metodi matematici forniti dalla statistica. Facciamo un esempio. Supponiamo di avere una teoria della dilatazione termica di una sbarra di ferro riscaldata e di voler fare delle previsioni con essa. Cosa faremo? Cominceremo a prendere dei dati a diverse temperature. Per esempio, decideremo di prendere la lunghezza della sbarra a 0 gradi, e qui vedete il valore circondato da delle barrette che dicono con quanta precisione sappiamo misurare la temperatura e la lunghezza a quella temperatura, e potremmo per esempio mettere alla prova la nostra teoria. La nostra teoria potrebbe dirci per esempio che noi pensiamo che la lunghezza della sbarra non dipenda dalla temperatura, cioè potremmo immaginare che al variare della temperatura la lunghezza rimanga sempre quella, poco più di zero. Però prendendo dati potremmo accorgerci che al crescere la temperatura la lunghezza della sbarra cresce. E più dati prendiamo, più vediamo che emerge una struttura in questi dati, si dispongono lungo quella che appare essere una retta. Potremmo allora, in modo naive, decidere di unire i punti di misura, quelli blu, con una spezzata, la linea nera,
E potremmo dire che allora, a una temperatura alla quale non abbiamo preso la misura, per esempio in questo caso 37 gradi, chiedeci qual è la lunghezza della sbarra a 37 gradi. Potremmo dire che è l'intersezione fra la temperatura alla quale cerchiamo la lunghezza, il punto di intersezione diventa questo, e quindi la lunghezza predetta dalla nostra teoria potrebbe essere questa. D'altra parte si vede a occhio che molto probabilmente il valore vero della lunghezza è un pochettino più sopra di quel che il nostro modello ci propone, perché il nostro modello è una spezzata e presumiamo che in natura non si comporti come una spezzata, presumibilmente lì sotto c'è una retta. In un altro punto infatti si vede abbastanza a occhio che il punto predetto sta in realtà un pochettino sotto il punto misurato. Quindi potremmo pensare che non sia la spezzata tutto ciò che possiamo dire una volta fatto l'esperimento, probabilmente si può fare di meglio. Che cosa si può fare di meglio? Potremmo cercare la retta che passi il più vicino possibile a tutti i punti, cioè questa retta qui, che a occhio ci fa capire che bene o male rappresenta quello che è il fenomeno nella sua realtà vera, indipendentemente dai punti di misura che abbiamo preso, o perlomeno grazie ai punti di misura è ciò che si situa meglio. Come si fa a fare una cosa del genere? Che è la metodologia che abbiamo adottato nel nostro sito ed è per questo che ve la faccio vedere in modo che possiate capire la metodologia che ci sta dietro. Allora, uno potrebbe pensare di prendere i punti, primo punto, secondo punto di temperatura e di lunghezza. Avendo vari punti, si può pensare di inchiodare questi punti in modo rigido. Per esempio, io qui l'ho fatto con questa animazione con degli spilli. Possiamo inchiodare tutti questi punti con degli spilli e immaginare che il nostro modello interpretativo sia una retta, perché la nostra teoria ci dice che al crescere la temperatura, in modo lineare, allo stesso modo proporzionale, cresce la lunghezza della sbarra. Quindi potremmo immaginarti questo oggetto rigido, vincolato con degli elastici a tutti questi punti, e potremmo pensare di lasciare libero gli elastici, di assestare la posizione che meglio fa passare il più vicino possibile ai vari punti di misura la nostra teoria. Questo è quello che accade. Ma dal punto di vista matematico, come facciamo a trovare questa retta? Non possiamo certo inchiodare con degli spilli veramente e usare degli elastici. Dobbiamo quindi cercare tra tutte quelle possibili quella particolare retta che minimizzi la tensione di tutti gli elastici, ossia quella retta che minimizza le distanze di ogni punto della sbarra da tutti i punti misurati. Come si fa in pratica a fare una cosa del genere? Semplifichiamo molto l'esempio, prendiamo un numero limitato di punti, facciamo l'ingrandimento di questa cosa e cosa vediamo qua? Qui vediamo ciò che la nostra teoria predirebbe. I punti predetti dal fenomeno sono i punti sulla linea rossa messi all'altezza dei punti neri. Quindi i punti rossi qui sono la predizione, mentre i punti neri sono i punti misurati. Ora si vede che punto per punto c'è un discostamento, cioè qui il punto predetto è un po' più alto del punto misurato, qui è un po' più in basso, qui di nuovo un po' più in alto. Potremmo allora pensare di calcolare le distanze di ogni punto tra la predizione e il punto misurato e scrivere una somma di tutte queste distanze. E a quel punto ci aspetteremmo che la retta giusta sia quella che in media passi il più vicino possibile a ogni punto misurato. Questo corrisponde a chiedere che la somma delle distanze S sia la minima possibile. Qui chiedo venia ai colleghi ricercatori, che hanno ben chiaro che il procedimento è un pochettino più complicato di così, ci sono delle sottigliezze, bisogna parlare di quadrati, bisogna tenere conto degli errori associati a ogni punto di misura, ma concettualmente si tratta proprio di trovare il minimo di questa distanza, somma delle distanze. Ed ecco che qui ci viene in aiuto il nostro bravo Isaac Newton. Tutti ricordiamo le derivate e gli integrali al tempo del liceo, un incubo per molti difficile da dimenticare, e all'epoca nessuno capiva a cosa diavolo servisse a rompersi la testa su argomenti apparentemente così astrusi e così lontani dalle nostre vite quotidiane. E quindi qui ci tenevo a riportare alla vostra attenzione questa cosa, perché può chiarire a molti di noi che hanno perso il ricordo di quel periodo e perché fosse così importante capirle queste cose. Newton non era interessato al singolo valore di una certa quantità, per esempio la posizione di un oggetto in un certo istante, piuttosto che non la lunghezza di una sbarra, la temperatura di un corpo o altro. Ma lo era invece del suo ben più importante andamento nel tempo. Si poneva domande del tipo: quanto varia la velocità di un corpo che cade al passare del tempo? Questo perché, per esempio, la Luna non è importante sapere in un certo istante dove sta, è più importante sapere che svolge una traiettoria circolare, cioè che nel tempo segue un certo andamento. Scusate. Oppure, altre domande che ci si poteva porre, a cui era interessato Newton, era: come varia la temperatura di un luogo nel tempo?
Si potrebbe pensare allora di fare un esercizio che molti in questi anni stanno facendo, di misurare la temperatura negli stati degli Stati Uniti al variare del tempo, qui al passare dal 1895 fino ad oggi. E già qui si capisce, apparentemente, che non si vede un particolare problema. Uno potrebbe aumentare il numero di punti di misura e ancora il problema non appare. Ma se uno fosse rigoroso e prendesse tutti i punti, ecco che qualche problema in effetti compare. Uno potrebbe accontentarsi di prendere il valore medio di tutti questi punti in questo secolo, e quello che si ottiene è questa riga rossa, che sembra costante nel tempo. Ovviamente però si capisce, guardando la figura, che probabilmente questo non è un buon modello, esiste un modello probabilmente un po' più raffinato. Si può allora pensare di cercare la retta che passi il più vicino possibile contemporaneamente a tutti i punti, con la metodologia che ho indicato prima, cioè facendo un'interpolazione. E da qui si vede che invece un problema c'è. Sembra che in effetti i dati, la temperatura stia aumentando nel tempo. Si potrebbe anche pensare a migliorare il modello. Invece di una retta, uno potrebbe avere un modello interpretativo che tenga conto di tante variabili, come la pressione, l'inquinamento, tante altre quantità, e ottenere una curva come questa verde, che approssima meglio, passa ancora più vicina di quella blu ai punti di misura, perché è più raffinata. Bisogna però fare attenzione, perché uno può portare il procedimento troppo in là. Uno potrebbe, per esempio, accontentarsi di cercare dei valori medi fra piccoli gruppi di misure contigue. In questo caso si seguono molto bene i dati, ma si perde la capacità di confrontare questa cosa con un modello che ci dica che cosa sta succedendo. Cioè, una roba di questo genere non ci fa alcuna previsione, non siamo in grado di dire fra qualche anno dove andremo. Quindi ci vuole molta cautela nel saper bilanciare dati e teoria e modello con la realtà. Concludo quindi l'introduzione dell'introduzione, mi piace questo gioco di parole, dicendo che il calcolo differenziato, cioè le derivate e gli integrali, assieme alla statistica, e questo ve lo farà vedere molto bene subito dopo di me Roberto, sono gli strumenti matematici che ci permettono di predire il futuro. Le derivate descrivono la variazione nel tempo di un'equazione, di un fenomeno fisico, gli integrali il loro accumularsi nel tempo. Questo non significa però che calcolo differenziale e derivate integrali siano lo strumento per predire il futuro. Come ho detto, occorre un modello interpretativo, cosa che noi fisici dell'INFN non abbiamo, non siamo virologi, quindi noi l'unica cosa che possiamo fare è accontentarci di svariati modelli competitivi fra di loro, magari anche molto semplici, e applicare però correttamente su questi la statistica e vedere tutto questo dove ci porta. Vedremo che non ci porta molto lontano, ma comunque ci dà informazioni preziose in ogni modo. E se un'equazione descrive la posizione di un corpo soggetto alla gravità in un certo istante, la sua derivata ci dice come questa posizione evolverà nel tempo, mentre il suo integrale ci fornirà una predizione di quanto tempo impiegherà a raggiungere una nuova posizione. La statistica, invece, ci permette di tenere conto in modo corretto, dal punto di vista matematico, di certe aleatorietà insite nel problema, per esempio il fatto che i dati non sempre vengono raccolti anche di sabato e di domenica, come abbiamo visto in quest'ultimo weekend, e questo introduce delle incertezze nel modello, e queste incertezze la statistica le sa contemplare in modo matematicamente corretto se lo si fa secondo ricette matematiche opportune. Quindi è solo l'insieme di tutti questi ingredienti, dati, statistica, sistema di collezione dei dati e modello interpretativo, a darci lo strumento per affermare quanto possiamo affidarci a credere al risultato, anche nel caso fossimo in grado di pensare di produrlo. Quindi lascio la parola adesso a Roberto, che vi darà dei cenni su come vanno interpretati i dati che abbiamo raccolto, e poi io concluderò questa cosa facendovi fare un tour interattivo presso il sito. Per ora vi ringrazio e mi muto. Lascio la parola a Roberto.